Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ragazzi e benvenuti in questo 28esimo episodio dell'Extreme Crazy Loca Pokémon Bianco 2. Signori, nello scorso episodio abbiamo sconfitto Gechis, abbiamo sgominato il Team Plasma e quest'oggi ci avvieremo verso la Lega Pokémon per uno degli ultimi episodi di questa serie. Proprio per questo ragazzi vi invito a lasciare un mi piace, a sostenerla. Raggiungiamo come al solito i 250 like per questa serie che li ha sempre raggiunti e sempre li raggiungerà, feed permettendo. Signori, il team è rimasto lo stesso della battaglia contro Gechis. Nello scorso episodio abbiamo mantenuto la serietà perché lo richiedeva la situazione, ma quest'oggi tranquilli che torniamo a fare i coglioni. Detto ciò, allora datemi subito un repellente. Prima cosa di questo episodio, un repellente. Ovviamente dopo il like. Quindi adesso mentre metto il repellente, voi lasciate like. Avete lasciato like, bravissimi, ok, possiamo proseguire. Allora, c'è quello strumento lì per il quale ho già spostato il mouse. Adesso scopriremo cos'è. L'episodio inizia davvero, davvero di merda. Ora, se non sbaglio, dovrebbe essere da questa parte il percorso legato alla Lega Pokémon. Tra l'altro, forse ci possiamo pure fare una cattura. Ok, perfetto. Una team che non ricordavo. Percorso 23. Lag a non finire. Ci piace. Ok, taglio, nuovo strumento. Allora, seppure questo fa schifo, bestemmio. Vabbè. Vabbè, poteva andarci peggio ragazzi, poteva andarci molto peggio. Manteniamo la bestemmia per altri momenti. Io stavo cercando di entrare in una casa passando dal muro. Perfetto, questi sì che sono i metodi. Tutta la tua squadra potete realizzare qualunque impresa. Grazie, ma io speravo che mi dessi qualcosa di utile e non che mi dicessi che sono forte, già lo so. Allora, qua non è, questo non è uno strumento, perfetto, mi fa davvero piacere. Allora, posto che io questo percorso non me lo ricordo, ma tua madre è una cazzo di scacchiera. Darkrai! Darkrai! Iniziamo l'episodio con Darkrai. Tra l'altro, a livello 56, raga, sono aumentati. Sono più forti di Gechis. Cosa è successo? La madonna. Spaccaroccia, non mi fare troppo male. Perfetto, che io, gentilmente, almeno prima della mia vittoria, gradirei non perdere troppi Pokémon. No, questo Darkrai qua, però, deve veramente levarsi dal cazzo. Me lo ricordavo un po' più corto questo percorso. Questa zona di gioco l'avevo totalmente rimossa, raga. Ma del resto, sono 10 anni che probabilmente non la faccio. Possiamo. Morire. Morire. Cioè non posso incontrare come primo Pokémon dell'intera cazzo di... dell'intera parte Darkrai. Cioè, veicola forza, che cazzo sei? Un locomotore? Possiamo morire... Cioè, non puoi avere le difese di Gesù bambino. Cioè, ok, perfetto, ci siamo capiti. Ole, giù. Tra l'altro mi ha dato Gesù Cristo come punto esperienza. Mi fa davvero piacere, però... Cioè, nel senso... tra l'altro mi lagga in questa zona di gioco. Perfetto, mi lagga. Io, allora... Io I have a fucking dream that I can. Mr. Mime, doveva arrivare il momento. E mi è caduto pure Dragonite, la madonna. No, perfetto. Vade retro, Abortozard. Primo Abortozard chiamato in causa. Sapete raga, appena li trovo raga io lo chiamo. Mr. Mime è proprio un disastro. Verde bufera, tua madre in galera. Ok, figliolo, vai a farti scopare dai cammelli volanti. Per piacere. Mr. Mime è stato ritirato dalla lotta. Che cazzo è? Competitive? C'è! C'è! Adesso arriviamo. No, figa di struzzo. Figa di struzzo. Però io, raga, c'ho veramente l'ebola. Cioè, io c'ho l'ebola, raga. Non ce n'è. Zuffa. Zuffa, tua madre fa la muffa. No! No! Un altro crit. Gradirei un counter di quanti Pokémon mi sono morti per colpa di un crit. Madonna Dio. Non voglio perdere Pokémon prima della Lega. Cheat, Mr. Mime, ma vai a fanculo.
Dai, che palle! Ma poi Bernard era con noi dal Pleistocene! Cazzo, lo stavo presentando a mia madre a momenti. Luce lunare! Pensa a te. Luce lunare, pensa a te. Luce lunare, pensa a te. Muori. Schiatta! Figa, Pupenaz livello 60. Ma grazie al cazzo! Ma vaffanculo, tua madre betoniera. Raga, che palle, non Bernard. Era anche lui uno dei membri storici insieme a John Frog e i CDC che c'erano rimasti. Raga, il John Frog che c'è rimasto e combatte fino alla fine è storica. No, zio, io vorrei... vorrei che finisse il replay. Ma io voglio fare le mie catture. Io voglio fare le mie catture. Ma io non voglio affrontare questa gente. Ma parlami, yuhu, sì, buongiorno, antinfortunistica. Carglass ripara, Carglass... Chandelure. Ah, quanti siete? Perché in questa parte di gioco mi si ripetono tutti i Pokémon? Perché devo sclerare io? Perché? Sì, gli ho fatto un... brutto colpo, mi ha tolto un PS. Brutto colpo, mi ha tolto un PS. Muori. Muori, zuffa! Devi schiattare! No, raga, che palle! Che palle! A me girano i coglioni per sti crit del cazzo! Guarda! Mi ha fatto il critical quando non serviva! Mi ha fatto il critical quando non serviva! Io veramente divento pazzo! Io impazzisco! Sto registrando da 6 minuti e io cazzo impazzisco! Forza Sfe... scusate per la galanteria, ma purtroppo mi è scappato. Dammi un po' della tua vita, figliolo. Per piacere. Ok, perfetto. Ci siamo un pochino capiti. Ero assalto. Bravo, fai sempre ero assalto, che sicuramente vinci. Dai, raga, che due coglioni. Che palle. Adesso dovrò scegliere un altro Pokémon da mettere in team. Bernard era di tipo acciaio. Ah sì, tra l'altro non ho ancora visto i commenti dello scorso episodio, però volevo dirvi che ho scelto il nostro Cesar, che è di tipo ghiaccio come Pupenaz, per il semplice fatto che, raga, Cesar è una figura storica del nostro canale. Per chi non lo conoscesse, lo vada subito adesso a conoscere. E c'è solo che Pokémon Diamante, per intenderci. E quindi semplicemente ho deciso di metterlo in team per questo. Allora, adesso io con molta calma voglio cercare di... sì, figurati se non c'è uno strumento nascosto qua, ma ci scommetto... no, non dico niente, che poi... ok, per cintura nera, perfetto, evidentemente è morto un karateka qua, mi fa piacere che io non sia l'unico a perdere Pokémon. Affrontiamo pure questa donna. Ora io e i miei Pokémon ti faremo assistere a un bel concerto, ma sei un fantallenatore, ma ci avessi... ma... Swimmer! Ante! Minchia! Mamma mia, Bortozard! Guarda questo! Questo secondo Bortozard della giornata. Questo, raga, peso. Questo male male. Questo è proprio brutto. Questo è veramente l'apoteosi dello schifo. La sintesi della merda. Cioè, veramente, a proposito di merda, raga, il divino è sempre qua che veglia su di me, sappiatelo. Voi non lo vedete perché... sto spaccando tutto, perfetto. Dicevo, voi non lo vedete perché è qui fisicamente legato. Poi, tra l'altro, sta spostando le luci. Ok, perfetto, si era girato. Adesso ci sta di nuovo guardando, raga. Voi non lo vedete, ma fidatevi. Che se servirà a chiamarlo in causa, lo chiamiamo in causa. Prima era girato, ecco perché c'è morto Bernard. Mannà, spazza sbella, ma io ti spazzo la casa proprio. La casa, vengo lì a fare la golf. Slavina, perfetto, fa piacere. Cosa cazzo sono? Una montagna, Luxray. Ok, passare da Ante a Luxray è un po' come passare, non lo so, da... non lo so, da Quarto Giaro a Milano, più o meno. L'idea è quella. Allora, beccata, per piacere, Luxray. Vai all'altro mondo. Caduta libera, ma porca puttana, ma stiamo facendo parapendio, ma che cazzo. Non mi fare male, non mi fare male, ok. Pestone, riesco a farti qualcosa? Ok. Ma del resto quando uno c'ha le difese di Gesù va bene così. E del resto quando Gesù Cristo è dalla parte degli altri, io non posso fare molto, cioè. Vabbè. Switchiamo e ritorniamo con John Frog. Mega assorbimento è speciale. Gli farà qualcosa, spero. Visto che ha la difesa fisica evidentemente di Gesù. Dai cazzo però, che due coglioni. Madonna, cioè. Poi questo episodio qua è l'apoteosi del family friendly proprio. Me lo dovrebbero bloccare pure in Burundi. Che sicuramente mentre balbettavo una bestemmia in Burundi l'ho tirata. C'è anche la difesa speciale di Gesù. Va bene così, dai. Gesù bambino, salvaci da ogni male. E qua è stato un po' troppo preso alla lettera. Ero assalto, magari lo uccido. Cheat.
Cheat. Ora, Secritti. Zio Secritti. Zio Secritti, tua madre. Ok, ci siamo capiti. Per un attimo non ci ho visto, vi giuro. Per un attimo non ci ho visto. Poi sapete, io ho mollato delle sclerate per dei crit, raga, che non sono... cioè, sono veramente degli urli, degli inni a Satana, probabilmente. Non so chi se le ricorda. Crazy Loca Pokémon Nero, per dirvene una, Dio. Allora, qua abbiamo un po' di strumenti, nonché della bellissima erbetta. Non dovrebbe essere randomizzato, quindi non vale come cattura, ok. No, stavo già bestemmiando. I Pokémon randomizzati, raga, abbiamo preso come regola. I Pokémon non randomizzati, raga, abbiamo preso come regola che non valgono come catture. Se no, altrimenti veramente si perde il gusto. Ora fammi fuggire, perché altrimenti ti faccio fuggire a suon di badilate. Ok, Pokémon, chiudo gli occhi. Oh, oh cazzo, aspetta, questo lo conosco. Questo lo conosco al 100%. Al 100%. Non è vero, non... Ok, non credevo fosse Sivipers. Stavo per dire Durant, ma sapevo che non era Durant in realtà. Ora, pestone, perfetto. No, andiamo di un paio di pestone e poi proviamo a prenderlo. Non so quanto sia forte, raga. Non so neanche il tipo in realtà. Spero che non sia così male. In realtà poi noi nel box di Pokémon buoni ce li abbiamo anche, eh. Per carità, però un Pokémon in più non fa mai male. Quindi pigliamolo, lo chiamiamo, boh, non ne ho idea. Allora, è maschio, serpente, lo chiamiamo Zanna Serpe, tipo fuoco roccia. Ok, perfetto. Lo chiamiamo Malfoy, visto che serpe verde, Harry Potter, bella lì. Malfoy. Potrei chiamarlo anche, no, però se non sbaglio era Jesse che c'aveva Sivipers e non James. James aveva Cacnea in terza gen, quindi Balsone. Allora, quello lì era un ammirevole, oserei dire, karateka. Mettiamo davanti Plato. Ora, non so, non penso che in questo episodio faremo la via vittoria a sto punto, raga. Probabilmente magari ci entriamo, facciamo la cattura, poi valuto, e per il prossimo episodio la affrontiamo tutte, e poi dopo ci sarà la Lega. Victini, negli ultimi 5 episodi l'avrò incontrato 13 volte, ma va bene così. A noi va bene così. Sostituto, perfetto. Cioè, non è perfetto, però... Erba patto, ok, adesso però ti devi fare anche uccidere da tenaglia, gentilmente. Quasi, dai, dai, che ce la possiamo fare. Su, sostituto, bello! Applausi, guarda questa. No! Meglio, avevo fatto tenaglia, ma doveva morire. Ma zio, ma anche il sostituto ti para questo, ma che cazzo è? Cioè, se sei nella tenaglia, tu non puoi fare il sostituto. Cioè, è logica questa, non per altro. Quella zona lì, tipo, cos'è? Antro nascosto? Cosa vuol dire? Cosa mi significa? Allora, fermi. Cioè, abbiamo un fracco di strumenti qua. Disfoguscio, porca puttana. C'è morto un Crustle qui. Ma Dio. Allora, andiamo anche da questa parte. Quel coso lì, io come lo ottengo? Spaccando gli alberi. Perfetto. Creepy boscaiolo confirmed nei giochi di ottava generazione. Allora, passiamo da questa parte. Prendiamo questo strumento. Dai! Ma io voglio... Io, allora... Io c'ho un Eevee nel box, ok? Io c'ho un Eevee. Dio mio, datemi una pietra idrica che sto Eevee lo si evolve. Per piacere. Cazzo, per piacere. Un Eevee. Una pietra. Non è che ti sto chiedendo la costa svizzera. Ti sto... Questo è un altro nascosto. Sicuro. Infatti. Allora, entriamo un attimo. Vediamo cosa ci abbiamo qui. Uno strumento. Tranquillo, Creepy, tranquillo. Tranquillo, non è successo niente. Tu non hai visto niente, Creepy. Non hai proprio visto niente. Perché? Una pozione. Una pozione. Cos'è? Cosa serve una pozione? Tra l'altro ho visto sta casa da sopra. Voglio vedere Oddio. Buongiorno. Sì. No. No, io speravo che mi curasse, sinceramente. Ok, perfetto, va bene così. Allora, non so quanto siamo lontani dalla via vittoria. Comunque siamo già a 14 minuti. Quindi, piuttosto, vi dico, faccio un episodio più corto. Piuttosto, dovremmo essere molto, molto, molto vicini. Tra l'altro, io non vorrei mai che io mi sia dimenticato sta parte qua. E se non sbaglio, in Pokémon Nero e Bianco, prima della via vittoria c'era Komor. Quindi, ragionando per assurdo, io non vorrei che adesso arrivasse quel ritardato di Katz. Tra l'altro manca ancora un po', ho notato con piacere che manca ancora un po'.
Non vorrei per l'appunto che si palesi quel demente cronico e che mi affronti. Vorrei sinceramente evitarlo. Quindi per piacere adesso ci ricarichiamo i Pokémon, rimettiamo un altro repellente, se no altrimenti rimaniamo qua fino alla venuta di Gesù per la seconda volta, tra l'altro. Allora, potevi aspettare un attimo che ti dicevo ok, affrontami. Sì, 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 lo so che stiamo arrivando alla via vittoria, grazie, cioè nel senso non c'era bisogno. Stacy Botanist che manda in campo un Braviary. Ok, o Braviary come si suol dire, i più colti potrebbero dire Braviary, gli invidiosi invece diranno Photoshop. Tenaglia, Mirabilzona. Cosa cazzo sei, Mago Tellman? Allora, devi morire però. Stramontante, vediamo se... Ora, è appena... ho appena evitato un onda shock, che è una cosa che può succedere solo in questa randomizer. Io ve lo dico, non vedrete mai, e non vedrete mai in nessun'altra serie, un Pokémon che evita un onda shock. Perché chi randomizza la precisione delle mosse facendo veramente il masochista della situa sono io e nessun altro. E non so perché sto ripetendo le stesse cose. Bacca cedro, ma ti tiro in testa il cedro. Ma proprio l'intera pianta ti arriva in testa. Madonna, che non hai idea quanto male. Allora, seguiamo sto albero, che detto così suona veramente male, però è obiettivamente quello che dobbiamo fare. Io... ma zio, ma questa zona qua, perché io non mi ricordo ste zone di gioco? Perché? Non capisco. Cos'è? A parte che non ho forza, ma... upgrade, figa, cazzo sono un cazzo di PC. Allora, io non ho forza qua e andrò fuori parte a prenderla per esplorare. Però, tipo, io sta zona qua davvero non so cosa sia, raga, ve lo giuro. Ma... no, davvero, ma questa cosa qua da dove viene fuori? Conchinella, ma io raga, non ero conscio dell'esistenza di sto luogo, ve lo posso giurare. Su tutto quello che ho... no, tua sorella ladra! Tua sorella ladra mi ha bloccato la strada, non ci voglio credere. Whimsicott, perfetto. Non siamo ancora a livelli di aborto, Zardraga, ma ci stiamo veramente avvicinando. Allora, stramontante stavolta, vediamo di prenderlo. Punte, evidentemente questo Whimsicott si è trasformato in una rosa e non ce lo vuole dire. Dimmi che non ho fatto ancora stramontante. Ok, questo è il suo stramontante, ma io non ho fatto stramontante, ho fatto Fangond. Ok, perfetto, allora non me lo sono sognato di aver cambiato mossa. Forse era meglio che facevo stramontante. Allora dai, per piacere, però vai a casa perché davvero ci stiamo mettendo 300 anni. Comunque sì, la via vittoria la faremo tutta nel prossimo episodio. Raga, è ovunque. È ovunque. Mew è ovunque. Io, da quando ci ho fatto l'intervista, è ovunque. Non so se ha ascoltato le mie parole, ha deciso di palesa... allora, ACDC dovrebbe reggere... cioè, non dovrebbe subire danno dalle punte, giusto? Siamo d'accordo? Sì. Pugno rapido, tua madre nel sacco. Veleno spina. Pugno rapido, no, ok, fermo. Allora, io vorrei sapere, cioè gradirei proprio sapere il motivo per il quale questo Mew è ovunque. Perché io non riesco a capirlo. Ok, perfetto, è morto, ce l'abbiamo fatta. A casa. Alex, levati davvero, cioè non ti si regge più. Ok, sto andando contro le cose. Sono strema... ma scusate, ma... no, a parte che non era quello che volevo fare, ma no, ma sta zona veramente, raga, ma da dove è sbucata fuori? Cioè, è vero che non ho mai giocato così tanto bene palloncino, che cazzo, ho trovato un Drifloon. No, dicevo, ok che non ho mai giocato così tanto Pokémon Nero 2, Bianco 2, cioè non troppo, però... cioè, obiettivamente questa zona qua io non penso di averla veramente mai visitata, nemmeno quando li ho giocati. Allora, affrontiamo anche quest'uomo qua, siamo già a 18 minuti. Ovviamente questo episodio qua tenterò di non farlo durare 35 come quello scorso, quindi, insomma, ci proverò a muovermi. Tenaglia, e quindi vai a casa per piacere. Bello rapigiro. Brutto colpo. Non è... no, raga. Allora, io ho un problema contro i tipi acciaio, cioè, nel senso che... allora, mandiamo John Frog. No, raga, io non ce la posso fare oggi. Non ce la posso, cioè... ho perso praticamente tutta la voglia di vivere negli scleri, nelle sclerate iniziali. Io adesso sto visitando sto posto qua, ma sinceramente vorrei essere totalmente altrove. Giga assorbimento, tua madre sul cesso, che caga sangue.
No, ditemelo poi che uno non deve bestemmiare. Cioè, ditemi poi che uno non deve bestemmiare. Ditemelo. Ditemi che uno poi non deve bestemmiare. Giga assorbimento. Sei rifatto tutta la vita. Allora, adesso dobbiamo giocarcela tatticamente. Fuoco fatuo. Fuoco fatuo, raga, è il momento. Staccatelo, staccatelo. Ah! Divino, eccoci qua. Aiutami tu per piacere. Aiutami tu perché altrimenti io qua impazzisco male. Allora, Puppenaz, vai, è il tuo momento. Vediamo di combinare qualcosa di decente. Non mi fa... Raga, io ci sto anche provando, però... Cioè, vaffanculo, non ce la farò mai andando avanti così. Elettrotela, proviamo, raga. Niente, non gli ho fatto niente. Diminuisco la velocità, almeno, almeno quello, cioè... Tanto se si rifà la vita, raga, è abbastanza inutile, voglio dire. Allora, proviamo con AC/DC. Cioè, questo allenatore qua mi sta dando più corde che cazzo, che una chitarra elettrica. Giga assorbimento di nuovo. Allora, reggiamo abbastanza bene a sto giro, perfetto. Boh, provo con un Octazooka a sto punto. Niente da fare, magari diminuisco la precisione, che ne so. Cioè, si può che devo stollare in avventura, Dio mio. Veleno spina. Niente, raga, non gli tolgo un cazzo, scintilla, no. No, Odio la vita. Vabbè, perlomeno, raga, abbiamo capito che ha smesso di utilizzare Gigastore. Ce l'abbiamo fatta. Oh, Gesù, raga, grazie divino per averci aiutato. Mua, grazie mille. Allora, adesso abbiamo Armaldo. Allora, mandiamo Plato, ma ci stanno morendo i Pokémon. Io non vorrei far notare questo piccolo problema, ma ci stanno veramente schiattando tutti i Pokémon dal primo all'ultimo. Proviamo uno stramontante su di lui, speriamo che qualcosa gli faccia. Ok, perfetto. Zekrom. No, 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 ok. Non fallire, ok. No, raga, veramente, cioè, mi sta facendo male il cuore in questo momento, ve lo posso assicurare. Dove cazzo sono, tra l'altro, raga, non ne ho idea. Io non so dove sono. Allora, fatemi drogare un attimino i Pokémon, che poi, ripeto, io non vorrei mai che appaia il rivale a cazzo. Mi affronti, io abbia i Pokémon tutti morti, e poi io debba prenderlo proprio in quel posto, ma proprio diretto. Vorrei sinceramente evitare, visto che il gioco non me lo ricordo più di tanto bene. Dove sono? Ok, sono tornato qua, perfetto. Ma c'è qualcos'altro qui in giro? Altri strumenti? No. Allora, innanzitutto, divino, grazie mille per averci aiutato. Non sprechiamo troppo il tuo potere. Secondo, ma ti levi? Ok, perfetto. Allora, raga, io non ho forza. Andrei da questa parte, ma ai noi non posso. Quindi, oh, buongiorno. Per me potremmo concludere qua l'episodio. Dopo questa io potrei anche concludere qua. Sono serio. Allora, perfetto. Passiamo dietro a questo karateka. Passiamo da questa parte. No, non c'è niente di particolare. Come faccio ad arrivare lì? Non lo so, raga, io non sto capendo. Usciamo da questa zona. Fuori parte, caverò fuori da qualche parte. Rocce, ciao. Spacca rocce, troverò un modo per... Non t'avevo affrontato, vero? Ok, perfetto, risolviamo il problema subito. Dicevo, fuori parte prenderò forte. Cercherò di ottenere quella merda lì che sarà tutta nascosta. E saranno sicuramente bacche, bijou, onda aroma e cose simili. Però, raga, io ci provo. E niente, adesso andiamo avanti. Vediamo se la via vittoria ci servirà qualche altra sorpresa. Spero di no, perché non ho più voglia, sinceramente. Voglio concludere questo episodio adesso che... No, mi scappa da piangere, cioè, è incredibile. A me scappa da piangere, perché non me ne sta andando una giusta. A parte che è morto Bernard, e già questa cosa qua sarebbe degna di lutto, però... Luce Siluro mi ha tolto Gesù Cristo bambino, m'ha tolto, va bene così. Fangonda, ti prego, mandalo giù. Ok, perfetto. Mamma mia, raga, che stress questo episodio. Che stress, Emolga. Grazie, Abortozard, benvenuto. Siamo a 3, Abortozard, perfetto, grazie figliolo. È stato un piacere anche a sto giro, perfetto. Non commentiamo nemmeno questo, Emolga, ultimo canto. Tua madre... scatto, non lo so. Sembra che giochino competitive con ultimo canto individua. Ma basta fare individua. Ma l'unica cosa che individua è la morte civile. Allora, io so già che questo qua farà sicuramente individua, quindi non mi faccio pigliare per il culo e switcho. Perché adesso fisso che fai individua. Fisso. Oppure switcha se è ancora più stro...
vedi che tua madre è troia, però scusami. Muori tanto, quindi alla fine, voglio dire. Perfetto, problema risolto. Non avrei mai dovuto rischiare, raga, ho fatto bene alla fine. Ok, perfetto. Cioè, non ho fatto bene, però il fatto che io non abbia perso il Pokémon, comunque, cioè, non ci avrei perso niente, ok? Proseguiamo. Arrivare là sopra, raga, per me è tipo... grazie al cazzo. Ok, perfetto. Tra l'altro siamo... LOL, siamo arrivati alla via Vittoria. Non è che mi affronti, vero? No, non dovresti. Ok, Chen. Finalmente, eccoti qui. Oltre a questa strada chiamata via Vittoria, si trova la Lega Pokémon. Raga, torniamo seri per questo finale. Far lottare i Pokémon significa anche farli soffrire. O almeno così pensavo, ma adesso devo ammettere che questa riflessione è troppo riduttiva. Le lotte di Pokémon non sono soltanto una questione di chi vince o chi perde. C'è dell'altro. Tu e i tuoi Pokémon insieme al tuo avversario e ai suoi Pokémon. Tutti i testimoni di un equilibrio bellissimo e fondamentale. Proprio così. Il mondo non è altro che un'immensa reazione chimica di idee e personalità che si incontrano e si scontrano. E le lotte di Pokémon sono un piccolo grande esempio di questo fenomeno. Questo è ciò che mi ha insegnato il mio amico Reshiram. Unito alla formula matematica che ho elaborato viaggiando in lungo e in largo. Minchia, buongiorno Einstein. Vorrei che anche tu ci riflettessi su. A proposito, tieni, questo è per te. Nella nuova via Vittoria alcuni posti si possono raggiungere solo con cascata. Un'altra MT da insegnare, mannaggia. Ok, perfetto, ciao N, è stato un piacere. Signori, accediamo alla via Vittoria. Medaglia base ottenuta. Tra l'altro è la via Vittoria più anticlimatica della storia. Medaglia arsenico ce l'abbiamo. Medaglia scarabeo ottenuta. Medaglia Volt rinvenuta. Medaglia sisma ottenuta. Medaglia jet ce l'abbiamo. Medaglia di tipo drago leggenda ottenuta. E medaglia di tipo ghiaccio, medaglia, no scusate, acqua onda completata. Signori, guardate che bella questa via Vittoria con la divisione, perfetta. Che bella cosa. Quella divisione tra Zekrom e Reshiram, guardate. Perfetta, a tema, tutto bellissimo. Qua che si spacca tutto, fantastico. Wow. Tra l'altro uno si aspetta che si apra una porta del genere, invece lo piglia in culo. Signori, l'episodio di oggi può concludersi qua. Io sono esausto, spero che però a voi sia piaciuto il video. Se è così vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se siete ancora iscritti. Nel prossimo episodio esploreremo tutta la via Vittoria. In quello dopo proverò a fare tutti i Super 4 in una botta. E infine ci sarà il campione. Mancano 3 episodi. Vi chiedo sostegno per questa serie. Lasciate un mi piace. Proviamo, come prima ho detto, a raggiungere i 250 like. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Ovviamente rispondete alla domanda del giorno, ma penso che la abbiate già fatto, e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto già, signori, noi ci becchiamo in un prossimo video.